immerso in questo territorio da tantissimi anni, è la famiglia più considerata criminalmente. Sono 11 fratelli e ognuno di questi ha avuto, diciamo, la media di 4-5 figli, e quindi a discesa noi adesso ci troviamo una componente familiare oltre le 200 persone. Legati da un patto di sangue. Legati da un vincolo familiare forte, fortissimo. Una consorteria mafiosa potentissima, dove però si sono aperte negli anni numerose crepe, a partire dalla collaborazione con la giustizia del Rampollo Emanuele, figlio e nipote di due tra i più importanti esponenti di vertice dell'intera 'ndrangheta. Quando tu ti chiami Mancuso Emanuele in Calabria, sei un sindaco, sei un primario, decidi quando una persona si deve fare una visita all'ospedale, salti ogni cosa, sposti i pacchetti di voti, fai da padrone, decidi chi deve lavorare, chi deve costruire, se l'appalto si deve fare o se non si deve fare. Ci sono molte persone e per bene, persone che vogliono stare lontano da certi giochi e da certi meccanismi, ma anche loro tacciono. Quindi la sconfitta più grave della nostra società, di questo contesto, è il silenzio degli onesti. Ricordo che ho detto che gli 'ndranghetisti hanno rovinato la Calabria. Stanno rovinando l'Italia. E a proposito di tua figlia? Che collaboro perché voglio dargli un futuro diverso, lontano da quel contesto. Nemmeno il tempo che usciva, dopo un paio di mesi era già di nuovo in carcere. Quanti Natali hai fatto? Con papà e mamma credo che non più di 2-3. Perquisizione erano all'ordine del giorno, controlli, poi comunque sparatorie, liti. Cioè tu non vorresti che tua figlia vedesse mai quello che hai visto tu? Assolutamente, io considero, ho conosciuto quasi tutti i carceri d'Italia, perché magari mio padre era detenuto a Milano oppure in Sicilia, cioè facevamo il giro d'Italia per fare colloqui. Ecco, tua madre era affettuosa con te? Sì, a livello affettivo non mi faceva mancare niente, però quando nasci in una famiglia come la mia ci sono delle regole. E quelle sono? Quelle sono, e quelle. Cioè, piuttosto che fare una denuncia, piuttosto che discutere, quando qualcuno fa qualcosa alla famiglia, ti devi vendicare. Hanno talmente tanti soldi che ormai non li contano più, li pesano. Perché tu non li vedi. Quante di queste cose qua sono loro? Tu non lo sai. L'economia legale da quella illegale tu non la riconosci più. Già non la riconoscevi prima, adesso proprio è finita. È finita. Appena sono nato, dopo qualche anno, mia mamma mi diceva che i carabinieri venivano a casa e si portavano via papà. E io stavo sempre alla finestra e piangevo. I carabinieri andavano e venivano, andavano e venivano, arrivavano persino con le ruspe. Era una sindrome, era diventata per me un incubo, perché comunque strappi un papà ad un ragazzo di 10-15 anni e l'ho ucciso. Io sono stato cresciuto con dei determinati valori, le spiego. Se mi rubavano a scuola il panino, la merenda, io non dovevo dirlo alle maestre, dovevo alzare le mani, dovevo imparare a difendermi. Chi te lo diceva? Chi te l'ha detto questo? Mia mamma. Tua madre lo diceva? Le mamme sono la culla dell''ndrangheta, che proiettano i propri figli con una mentalità da 'ndranghetista. È proibito parlare, è proibito in termini, diciamo, più elementari cantarsela. Il silenzio è mafia e loro ti imparano a vivere nel silenzio. Statti zitto. Poi un altro motto famoso che comunque ti viene ripetuto soprattutto dalle mamme è meglio ferra scrusciri che i campani suonare. Meglio sentire la porta del carcere col ferro. E noi i campani suonare, sì. Cioè? Perché è meglio andare in carcere, ma non essere ammazzato. Cioè è meglio ammazzare che essere ammazzati. Parliamo del potere della famiglia Mancuso.
Ma Limbati e Nicotera è solo l'epicentro familiare. La famiglia non è a Limbati e Nicotera, la famiglia è in Italia. Perché opera in Lombardia, opera in Emilia, opera in Liguria, opera sopra tutto a Roma. Alluncignari d'umile. L'Andrangheta è uno stato a sé stante, che non impone solo regole, ma impone principi. Gli da noi rappresenta una sorta di stato, uno stato sociale, che è più forte sicuramente dello, al 100% dello stato legislativo. Si nutrono di quella cultura, quindi incominciano a sentire già a 3 anni, a 4 anni che il carabiniere è uno sbirro. Sentono l'odio, il disprezzo da parte del padre, da parte della madre, e quindi quella bambina crescerà con una mentalità mafiosa. Lo Stato pone con forza un interrogativo: cosa fare con i bambini che nascono nelle famiglie di mafia? Bisognerebbe avere coraggio, drasticità da parte degli assistenti sociali e quindi poi da parte del Tribunale dei Minori a prendere la decisione più giusta per il bambino, cioè a quel punto curarsi e ragionare solo in funzione della crescita del bambino, e se quel bambino, quella bambina sta crescendo con una cultura mafiosa, bisogna immediatamente sradicarlo e portarlo a 1000 chilometri di distanza. Eppure un tema così delicato e così importante non è regolato dalla legge, tanto che i tribunali per i minorenni vanno in ordine sparso. Alcuni seguono i principi introdotti dal giudice Roberto Di Bella, sostenitore dell'allontanamento dei bambini dalle famiglie di 'Ndrangheta. Altri invece credono che i genitori, anche se mafiosi, restano sempre genitori. Una famiglia come la mia, che non ha mai avuto un collaboratore, e avere un collaboratore figlio, consanguineo, è un messaggio sociale devastante, che non ha precedenti, e non se lo possono far passare così.